dal punto di vista del protagonista maschile che è Thomas Lewis Harris, che sicuramente avrete visto poi in diverse produzioni come The Gentleman di Guy Ritchie, oppure White Lines che è su Netflix, adesso sta girando con Uma Thurman, quindi diciamo che ormai ha preso la scalata del successo. Scena che avete visto, insomma, che ogni tanto appare in cui io sono dentro la vasca da bagno, ecco, non è stata facile per niente, per cui diciamo l'acqua calda, fredda, qua non è un problema, uno si immerge, ci prova e dice vabbè, tanto durerà poco, tanto durerà poco, tanto durerà, alla fine è durato parecchio tempo e tra la luce, perché comunque si voleva creare questa atmosfera un po' surrosa. Diciamo, per dirla in breve, ho avuto paura per 2 volte di affogare veramente. Quindi quel singulto, eccetera, era abbastanza vero. E, però, diciamo che questo mestiere è fatto anche di questo, è fatto anche di verità. E a volte, quando si toccano certe verità, forse riesci poi a toccare le persone, ecco, almeno spero sempre, nel mio piccolo, anche se in un cortometraggio non è per niente facile, però spero sempre di riuscire a toccare qualcuno, ecco. E quindi questo è stato uno, sicuramente a Londra non sono abituati a vedere persone che girano, eccetera, per cui dentro la metropolitana, insomma, non è stato facile perché al di là del fatto che avevamo chiesto i permessi, eccetera, c'erano persone che entravano, uscivano, eccetera, quindi ogni tanto guardavano e non dovevano guardare, insomma, queste cose così. Però abbiamo avuto veramente molta fortuna perché non so se siate mai state a Londra, ma Londra è veramente infausta dal punto di vista del tempo. E abbiamo avuto questa giornata incredibile a fine novembre, quando solitamente può capitare una grande tempesta e quindi impossibile, renderci impossibile qualsiasi cosa, per cui veramente siamo stati molto molto fortunati e Gabriele è stato bravo a saper organizzare in velocità, sapendo esattamente quello che voleva girare. E quindi sì, diciamo che ecco qui. Poi, non so se io vorrei sapere comunque delle opinioni. Mi potete dire no, guarda, non ci ho capito niente, oppure no, non so, non mi ha detto niente. Perché piuttosto non è che voglio sentirmi dire brava, piuttosto, non so, mi fa piacere se ci sono delle critiche costruttive, facciamo cinema per questo, per cui anche per recapitare il messaggio a Gabriele, che sicuramente ci ascolterà poi. Grazie. Ma quante volte abbiamo, oddio, quante volte, spero di no, però magari a me è capitato, ecco, di vivere una relazione morbosa e quando ci capita, appunto, non sappiamo gestire certe emozioni, non sappiamo gestire la relazione in sé e quindi succedono delle dinamiche un po' strane. Chiaramente attraverso un cellulare diventa ancora più tricky, no? Quindi in realtà il turbamento che è arrivato è esattamente quello che noi volevamo comunque far arrivare, cioè far percepire comunque una relazione, perché in qualsiasi relazione, anche morbosa, ci sono dei sentimentalismi, dei romanticismi, altrimenti per quale motivo non ci staremmo? Però ecco, vuole raccontare perché è incentrato tanto sulla donna, perché poi alla fine si sente la voce dell'uomo, ma la presenza è totalmente mia. Perché? Perché dovrebbe far intuire, far pensare, riflettere quanto noi comunque cerchiamo di elaborare, cerchiamo di giustificare, cerchiamo di dire ti amo, perché io dico alla fine io ti amo, lanciando la foglia. E che ci sia stata manipolazione o meno, che sia
tutto frutto della sua immaginazione, meno comunque sicuramente la relazione non era una relazione liscia, normale e sana, sicuramente. Però credo che il cinema abbia come missione o riferimento il cercare di dare comunque uno spunto, no? Perché ognuno di noi ha la nostra storia, ognuno di noi è esclusivo in quello che vive. E il cinema, che possa essere comico o un horror, o un documentario come abbiamo visto prima, magari ci dà quell'input di pensiero, di riflessione per essere persone migliori. Poi può essere appunto un film romantico, come una commedia, un fantasy. La cosa importante è che però il messaggio riesca ad arrivare, e per cui poi noi rifletteremo su noi stessi, sulle nostre relazioni che abbiamo intorno a noi, affinché ci renda migliori, altrimenti non sarebbe arte. Altrimenti il cinema, appunto, se lo consideriamo uno strumento artistico, come potrebbe essere un'opera d'arte che noi vediamo in una mostra, un museo, ecco, il cinema dovrebbe dare questo. Poi c'è il cinema di intrattenimento, ma magari anche il cinema di intrattenimento stesso ha un piccolo messaggio da dare. E magari in quel momento avevamo proprio bisogno di quelli. E quindi a me piace l'idea del WeShort, che in pochissimo tempo, perché ormai siamo talmente pieni di stimoli, viviamo sempre costantemente col cellulare, ormai siamo workaholic, lavoriamo, 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 siamo sempre impegnati, durante il lockdown eravamo sempre tutti impegnati. Quindi vuol dire che abbiamo sempre meno tempo per il leisure time, cioè per il tempo di intrattenimento, di relax. Allora, in quel tempo di relax, come lo possiamo vivere? Il WeShort è quello che sta cercando comunque di proporre, dandovi la possibilità, non so, in 5 minuti, un minuto, in 10 o in 30, a seconda del momento della giornata, anziché stare lì a chattare in continuazione o friggere gli occhi perché siamo su Instagram, Facebook, bla 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 bla, magari vedere un corto che ha vinto l'Oscar, tac, e magari ci dà qualcosa, magari ci pensi un attimo quella sera e ne parli con un altro tuo collega perché sei a pausa pranzo. È un modo per far rete, ma anche per riflettere un po'. Per educare anche, no? Perché alla fine tanti giovani non sanno neanche che cosa sia il cinema ormai. Cioè, esiste l'influencer, esiste non so, la piccola trasmissione su YouTube, però magari rispetto alla mia generazione che ha vissuto di cinema e di televisione, i giovani sono un po' allo sbando, quindi penso che sia importante al bambino, alla bambina, dare almeno la possibilità di un potenziale, di uno strumento, poi ognuno fa quello che vuole. Poi chiaramente ogni prodotto cinematografico ha i suoi messaggi, però parlavo in generale, nel senso che magari tutti quanti noi abbiamo avuto un senso di perdita, abbiamo avuto un'esperienza di perdita, ma perdita può essere veramente perdita di un amico, perché magari non lo vedi più, peccato, invece magari non ci si vede più per 6 anni, ah, cavolo, ho perso un amico, ma forse ci si ritrova, chissà. Quindi perdita non è per forza un'esperienza drammatica e irreparabile, però è quella sensazione che noi abbiamo, che possiamo provare, di perdita totale o perdita parziale, ecco. Quindi è quella sensazione lì che avevamo il desiderio di far arrivare, ecco. Poi, al di là delle dinamiche di una storia, eccetera, insomma, se ne può parlare effettivamente di cosa è successo in realtà, però sì, fondamentalmente la cosa che turba di più è il finale, certo, perché non capisci, cioè, non c'è un cortocircuito per chi
Osserva, perché il corto ti parla di una storia che sembra vada a lieto fine, più o meno, insomma, vada in un certo senso, come ci hanno raccontato che dovrebbe andare, e in realtà invece forse no, o forse sì, chissà. Quindi è questo il senso, e lei prova per tutto, il personaggio prova tutto il tempo un senso di perdita, un senso di solitudine, dove lei sta pensando effettivamente a questi messaggi vocali e quindi va effettivamente in tutti i luoghi dove potrebbe vederlo o avrebbe potuto vederlo. Scusate, anch'io avrei una domanda, se possibile. Ha mai pensato alle varie strade che avrebbe potuto prendere il suo personaggio dopo, teoricamente, aver sentito la voce del proprio compagno? Quindi io mi sono fatta qualche idea, però io credo che anche il corto, così come il film, quando lascia un finale aperto, vuole fare volare la fantasia, ma mi chiedevo se lei si fosse fatta qualche idea in particolare o se ce n'è una che preferisce. Ah, io penso che questa domanda mi piace tantissimo. Penso che sia bellissima perché è la domanda che noi volevamo proporre, ecco. E ci siamo fatti tante riflessioni, è chiaro. E abbiamo anche pensato effettivamente se farla finire lì piuttosto che aggiungere una scena. Abbiamo voluto lasciare un finale aperto apposta perché ogni donna reagisce in maniera diversa. Non siamo, nessuno è uguale. Però sì, insomma, c'erano diverse versioni di finale in realtà, di riconciliazione, o quindi di vero, una scena in cui ci vedevamo veramente fisicamente, o una scena in cui si capiva che in realtà era tutto frutto della sua immaginazione, piuttosto che, sì, colluttazione. Abbiamo pensato a tutti i vari generi effettivamente di cose che potevano accadere, ma ripeto, nella vita in realtà poi se noi andiamo a vedere una scena del genere come sarebbe finita? Quindi lì dipende da ognuno di voi che tipo di esperienza avete avuto sentimentale, c'è chi magari ha vissuto sempre una vita molto tranquilla e serena. Non so, insomma, magari un'altra persona invece ha avuto delle esperienze molto pericolose, un'altra persona invece ha vissuto appena un trauma sentimentale, come invece un'altra persona non vede l'ora di avere una relazione sentimentale, quindi dipende lì. Ognuno avrà una sua percezione ed è questo che volevamo. Grazie. Le diverse impressioni che uno potrebbe avere in base al vissuto, dal punto di vista che vorrei portare, nel senso, da quello che ho visto, da quello che ho percepito comunque in base a quello che posso aver vissuto negli anni, mi pareva che fosse una storia di fuga. Comunque lei stesse fuggendo da questa insistenza, da questo trattamento emotivo morboso da un compagno che aveva lasciato perché aveva sputtanato la redazione magari. E questo senso di soffocamento, oltre che dal mio passato, cioè l'ho visto, l'ho percepito anche nelle scene appunto di quasi affogamento nella vasca, tipo una, così, una paralisi fisica come riflesso emotivo, e anche nel cercare aria dal protagonista nel bosco. E il finale, in quella fine lui si palesa, l'ho percepito come una botta nel petto, nel senso speravo che lei fosse sulla via di un percorso di catarsi personale, magari percorrendo anche il luogo delle documentazioni per depurare la memoria, e invece per me sentire la voce dell'uomo che mi va dietro diceva ti amo anche io, è stato quasi un sentirmi ancora le mani alla gola. Questa percezione che ho avuto io. È stato tipo un oh. Sì, ho detto no, No, dai. dai, di nuovo. Ma questa in realtà è una percezione molto corretta. Mi piace che comunque sia arrivato anche questo, perché io nel mentre lo giravo in questo senso, come nel senso di
metto un silence me stessa perché io voglio sparire. Era un po' questo il senso. Lui mi può cercare di raggiungere ovunque, io alla fine sarò sempre in quei luoghi dove in realtà lui mi cerca, perché alla fine per una strana sindrome noi poi ci ritroviamo a ricercare il nostro nemico, no? O comunque a sbattere la testa 40.000 volte sempre davanti allo stesso muro. Quindi deve dare quella sensazione del io non ho voluto sorridere quando l'ho rivisto, ecco, No, perché io potevo tranquillamente dire: ah, anch'io ti amo, amica. No, vabbè, che bello! No, io faccio una faccia della serie. E perché? Perché volevo dare comunque spazio e libertà a chi comunque avrebbe osservato il film di libera interpretazione, perché quello è un attimo. Magari subito dopo ci sarebbe stata un'altra reazione, chissà. Però mi piace il fatto che comunque sia arrivato a questo, perché per me on silent è questo, però ognuno, ripeto, do rispetto ogni persona per quello che ha vissuto, perché magari una persona lo vede come un film romantico, quindi ok, per me no. Niente, se pensa solo romantico, Eh? magari non ci ha capito molto. No, vabbè. Ognuno ha la sua percezione rispetto a Non quello che ha ammetto che vissuto. la prima volta che l'ho visto mi sembrava una storia romantica, poi man mano mi sono ripetuto minuto dopo minuto, però volevo Sì. fare una domanda così anche a voi, cioè, Anche visto che perché siete sei l'unico amici. uomo rimasto. Mi piacerebbe, cioè, tipo, avendo visto questo film, no? Mi piacerebbe vedere un seguito. Un film che rimane comunque così in sospensione, oppure secondo voi deve finire Personalmente io credo che debba finire così, lì? Anche secondo perché sta proprio nel fatto che finisce in questo modo, ti dà la possibilità di vedere ciò che vuoi, ma anche di vivere la tua esperienza, di confrontarla. Certo. E se invece ci fosse una continuazione per me personalmente, la storia si delineerebbe di più e quindi ti troveresti non tanto magari. O magari anche sì, perché magari c'è chi ha vissuto un'esperienza che poi potrebbe essere esattamente in linea con una continuazione, però raggiungerebbe una fine netta che non ti darebbe la possibilità di magari immaginare, che in realtà è ciò che a me è piaciuto moltissimo di questo corto. Sì, ma infatti anch'io personalmente amo il cinema che ti dà la possibilità di pensare. Quindi quando tu vedi qualsiasi film, adesso non so, ovviamente la trottolina di Inception, no? Lì se fosse caduto, non sarebbe stato il finale. Il fatto che comunque continui a ruotare, a girare, a girare, e tu stai lì che pensi, Dio, mi sta per cadere, e finisce il film. È lì che ti dà la possibilità di riflettere, perché sono i cortocircuiti di un'opera d'arte o anche della vita che ti fanno riflettere. Se tutto fosse normale, monotono nella vita, non ci sarebbero eventi per cui potresti fare quello scalino, rimanessi sempre lì a fare la tua vita, ecco. E grazie a queste sfide che ci diamo, dove incontriamo certi personaggi, piuttosto che succedono degli eventi assolutamente inaspettati, per cui ci diamo possibilità di crescere, ecco. Quindi ecco perché mi ricollego al discorso di prima, ci sono delle opere d'arte che noi vediamo, magari una mostra, in quel momento esatto, dove avevamo proprio bisogno. Abbiamo questa illuminazione, no? Che magari un'altra persona non lo ha, però ci sono delle volte in cui, grazie a un determinato evento, noi boom, ci alziamo, è come se uscisse un po' la lampadina, no? E accadono degli attimi, è quello. Io penso che sia il fascino, ecco, che il cinema può darci. Grazie Sì, comunque. la fotografia è bellissima. Bene. Eccezionale.
ma poi la cosa più bella secondo me è, sono i colori che indossa, quindi la rendono verso il futuro, cioè non è triste, non è vestita in scuro e quindi non c'è un lutto. No, no, infatti. I colori sono meravigliosi, a parte la natura, ma ed è quindi una donna che va avanti, sicuramente. Grazie, beh, anche questo comunicherò ed è esattamente allora lo stylist che Lucino Matulli e ha creato proprio una tavolozza di colori, ripeto, tutto quanto in una settimana, hanno creato tutto in una settimana, però evidentemente quando c'è sinergia in qualsiasi lavoro, no? Siamo un bel gruppo, c'è sinergia. Donne e uomini? Tutte e due. E adesso ho nominato Gabriele Paoli, regista, Lucina Matulli, stylist, però eravamo un gruppo di 15 persone, di cui la sceneggiatrice è una donna, è un'americana, io sono donna, c'erano altre 4 donne, quindi eravamo metà-metà. E secondo me è anche interessante il fatto di non focalizzare su un genere, piuttosto eravamo tanti a parlare, tanti a elaborare, cercare di dare il massimo, perché l'unione fa la forza, non c'è niente da fare. Però su questo fattore dei colori mi fa molto piacere, perché noi non volevamo esprimere un lutto, perché un silent non vuol dire mettersi in lutto, è cercare la via d'uscita, che è diverso, perché noi ogni tanto mettiamo in muto determinate cose, ma perché stiamo riflettendo una via d'uscita. E quindi mi piace l'idea che comunque sia arrivata dal punto di vista dei colori questa speranza, perché l'autunno in realtà è un po' il preludio dell'inverno, però per tante culture è il trionfo del colore, quindi dipende un po' dalla cultura, dal luogo, no? E quindi penso che sia molto interessante la percezione, il punto di vista, ecco, perché è un corto che cerca di sintonizzare le persone vedendo dei punti di vista diversi, come il tuo, insomma, a me piace il fatto che ognuno abbia un suo punto di vista, e altrimenti sarebbe una storia raccontata, univoca, ma a quel punto allora sì, è un documentario, ecco, perché il documentario ti deve veicolare verso un messaggio chiaro, perché è obiettivo, è più o meno quella è la verità, quindi insomma non sarebbe una fiction. Grazie. Grazie mille veramente di essere rimaste a chiacchierare un po' con me.